Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Drums. Oggi, come potete vedere, direi che vedete che non sono all'interno del mio studio, ma sono da Play Music Store a Roma e sono invaso da batterie, sono veramente nel paradiso delle batterie e non ho una batteria davanti perché, come sapete, a me piace quando mi trovo in un negozio di musica girare per il negozio e andare a provare le batterie. Quindi oggi vi voglio far vedere due batterie di fascia economica che sono montate già dietro di me, quindi le porterò qua e ve le faccio sentire. Una è quella che vedete qui alla mia sinistra o comunque alla vostra destra e una è qui dietro, ma non faccio troppo spoiler, non voglio fare troppo spoiler, quindi mando la sigla e poi partiamo. Partiamo quindi con la prima batteria. Vi ricordo che tutto quello che provo oggi lo trovate qui sotto in descrizione a questo video. Allora, la prima batteria che voglio provare è quella Pearl Export. Chi mi segue sa quanto mi piace la Pearl Export, ho già provato un po' di rullanti eccetera. Finalmente ho una batteria da provare, una batteria completa Pearl Export. Eccola lì e vado a prendervela così poi vi spiego un bel po' di cose. La monto qui. Pedalozzo, proviamo un po'. Che bomba sta batteria, tra l'altro la colorazione è anche molto figa. Vabbè, monto tutto poi ne parlo. Ah, c'è anche lo sgabello, allora uso il suo di sgabello. Ah, adesso me la sistemo un po' e poi partiamo. Ok, molto bene, prendo le bacchette, ho montato la batteria, vediamo un attimo se ha bisogno di un'accordata. La cassa direi che, come avete sentito, non ne ha bisogno. Rullante. Non ne ha bisogno neanche rullante. Allora, in realtà neanche i tom, la cosa che voglio fare è portarli a un'intonazione un pochettino più bassa, vediamo se la tiene. Intanto vi dico che questa batteria qua è una batteria con legni in pioppo e mogano asiatico. La tiene di brutto ed è anche bella ferma come suono, cavoli. Mamma mia, tiene l'accordatura di brutto, pazzesco. Perfetta, accordata in un secondo, come avete potuto vedere. Un suono pazzesco, cioè questa è una batteria appunto di fascia media economica che io porterei tranquillamente live in studio di registrazione ovunque, cioè io con questa batteria qui potrei fare qualsiasi cosa, come avete potuto sentire prima. Si comporta bene con l'accordatura abbastanza alta, quella di prima è un'accordatura medio alta. Il rullante, volendolo, potrei tirare ancora di più, ma a me piace un rullante con tanto attacco senza però avere troppo sdeng sdeng che poi magari escono un po' di armoniche eccetera, ma come accordatura anche bassa. Raga, cosa c'è da dire di questa batteria?
Mi ha veramente stupito questa batteria e soprattutto mi ha stupito anche la colorazione di questa batteria, cioè il colore è veramente bello, questa è una limited edition, non vi ho detto le misure, comunque cassa 22, rullante 14x5,5, 10, 12, 14, 16, quindi due tom e due timpani. Ho lasciato un po' di cose per scontate che mi stanno venendo in mente adesso perché appena l'ho montata ho detto ah, ok, il suono è questo. Quindi veramente bellissima come batteria, la straconsiglio e potrei farci un pensierino assolutamente perché è veramente molto bella. Questa batteria è completa di tutto, infatti come avete visto prima mi stavo dimenticando il seggiolino, c'è anche il seggiolino, ci sono anche i piatti perché in accoppiato alla batteria abbiamo questi SBR di Sabian che sono comunque veramente carini. Il Charleston è come piace a me, bello pastoso. E il ride? Basso, bello basso di intonazione. Ottima, ottima, avete tutto, manca solo il tappeto per questa batteria, per il resto c'è tutto, clampine, piatti, aste, avete tutto, pigliate questa e siete a posto. Adesso voglio passare all'altra batteria che è lì, quella è un po' più da comporre, però sono veramente curioso perché adesso riporto questa là e la prendo, la monto e ne parliamo. Eh sì ragazzi, eh sì, sono AQ1, sono l'AQ1, questa è una vita che voglio provarla. Timpanino, tra l'altro con le pinstripe montate, quindi ottimo. Ok, molto bene, molto 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 bene. Eccoci qua, allora, rullante devo ancora spostarlo un filo. Allora, come potete vedere, prendo bacchette, questa batteria ha non ha i piatti. Ha le meccaniche, ha il pedale della cassa, che tra l'altro è un pedale molto molto carino, ve lo faccio vedere. Questo pedale, ve lo faccio vedere da questa camera qua. Questo pedale qua di suono, molto bello da vedere, molto bello da usare, devo dire, super reattivo. Vi faccio sentire per prima cosa la cassa, così vediamo anche come si comporta come accordatura. Molto bella. E allora, di qua è molto molto bella. Questa è una cassa da 20, quindi un po' più piccolina rispetto alla Pearl Expert di prima. Non c'è il buco, quindi ho messo solamente il microfono davanti ed è vuota dentro. Nonostante sia vuota dentro, è bella piena, ma non rompe troppo le scatole. E quindi voi probabilmente la potrete sentire un po' più boom boom boom, ma in realtà facendogli un buco, mettendogli qualcosa dentro, secondo me è perfetta. Rullante, proviamo. Rullante lo tiro un pochettino, sto facendo i fusti e poi ai piatti ci pensiamo dopo, andiamo a prenderne qualcuno perché di là ci sono, c'è un pochettino di scelta. Panciosissimo questo rullante. Le ghost di questo rullante sono una bomba. Sono grosse così le ghost. Boh, il timpano. Timpano da 14, allora. Scusate che poi io mi prendo bene quando provo le batterie. E allora, timpano da 14 che sembra un timpano da 18. Forse è troppo, a me piace, ma è veramente troppo diverso dai tom. Mamma mia. Poi con le pinstripe, ragazzi, con le pinstripe vincono.
bellissima, bellissima. Stavo guardando se si vedevano anche i piedi. Si vedono, direi. Veramente è una bomba. Starei qui tutto il giorno a suonare, ma devo mettere dei piatti, quindi vado di là e scelgo qualcosina. Senza andare troppo sul costoso, dato che comunque siamo sul medio prezzo oggi, prendo questo Crash E di Zildjian, serie E di Zildjian, che a me piace veramente. Allora, a me piace veramente moltissimo. Proviamo questo HCS Bronze da 14 pollici di Meinl. Ah, intanto non vi ho detto che questa batteria qua è una batteria come, vabbè, 20, 14, 10, 12, 14, ed è una batteria a 6 strati in betulla, quindi betulla completamente. Infatti si sente la betulla perché ha proprio quel suono bello fermo, è fermissima, cioè, raga, sentite il timpano, è fermissimo, è veramente pazzo. Il timpano di questa batteria da 14, ma assurdo. E poi ho preso lui, ragazzi, Tiger di UFIP, ride da 20. E allora, in realtà i Tiger di UFIP li ho già un po' provicchiati, quindi vi lascio un link a un video qui sotto. Questo è un ride che in realtà a me piace molto, da vedere è molto bello, devo dire, ma mi piace molto perché se fate rock, hard rock, metal, cioè questo è una bomba. Ha una campana illegale, devo dire, e però questi tre piatti insieme, secondo me, non sono male. A me piacciono un sacco. Diciamo che il Tiger da crashare non è il massimo, un po' spessino. Però da suonare come vanno suonati i ride, diciamo, è perfetto. La campana è una bomba. Quindi ragazzi, stoppando il piatto così a posto, io ho provato queste due batterie oggi che mi hanno veramente lasciato di stucco perché suonano da paura. Cioè mi piace questa cosa che adesso ci sono batterie medio prezzo, medio economico, che suonano veramente benissimo. Cioè, appunto, come vi ho detto prima, portare una batteria così come questa Sonora Q1 o quella Pearl Expert che ho provato prima, live, in studio, non avrei nessun problema. Oggi ho ripreso tutto con due panoramici qui sopra, un microfono per il rullante, un microfono per la cassa e basta. E sentite come suono. Ovviamente sono all'interno di Play Music Store qui a Roma, quindi è enorme questo posto e il riverbero si sente, però detto questo, raga, queste batterie suonano di brutto. Quindi con questo io la finisco qua, voglio ringraziare ancora Play Music Store qui a Roma per avermi ospitato, per avermi permesso di fare questo video che a me, a me venire qui e fare i video in mezzo alle batterie piace un sacco. E quindi grazie mille Play Music Store, tutti i link che vi servono li trovate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!